Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 6, dal versetto 7 e seguenti, leggiamo: «Pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli». Gesù insegna la preghiera cristiana, non fatta di parole dette una dopo l'altra, come quella dei farisei e dei pagani, perché è una preghiera che inizia con la parola Padre e che cambia tutto. Pregare allora non è un parlare a vuoto, ma con Dio, che è Padre, che ti ama e ti considera figlio. La preghiera del Padre nostro è bellissima, è perfetta. Gesù ci fa domandare le cose che si possono rettamente desiderare, anche l'ordine in cui devono essere desiderate. L'invocazione al Padre nostro è al plurale. Non è Padre mio, ma Padre nostro. Ci presentiamo a Dio con tre impegni e tre richieste. L'impegno della testimonianza, sia santificato il tuo nome. L'impegno della fedeltà, venga il tuo regno. L'impegno dell'amore, sia fatta la tua volontà. E segue la richiesta del nostro sostegno a Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, la richiesta di perdono dei peccati, rimetti a noi i nostri debiti, e la richiesta della salvezza dal male, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gesù ci invita prima a dare e poi a chiedere. Prima ci impegniamo ad essere come Dio vuole, poi chiediamo quello che occorre per le nostre necessità materiali e spirituali. È dunque importante capire il significato delle parole del Padre nostro in modo che possiamo pregarle nel giusto modo. La preghiera del Padre nostro ci dà l'identità di figli, con quel noi dà l'identità di una famiglia, per andare insieme nel cammino della vita, amati dal Padre, che è il Padre di tutti e mai ci abbandona. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.